One Podcast. Questa settimana è dedicata ai film per la famiglia che avete più amato. Buon ascolto! Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Oggi ci occupiamo di un film d'animazione veramente speciale, una delle produzioni più riuscite fra le tante della Disney Pixar. Il film ha un avvio che non esiterei a definire struggente, probabilmente uno dei più struggenti della storia del cinema, sicuramente il più struggente tra tutti i film d'animazione. Ma non è un cartone per adulti, anzi, come hanno sottolineato gli ideatori, le belle storie e i grandi personaggi sono universali. Sto parlando di Up. Non si resta impassibili osservando l'incipit di questa storia, che mostra la vita di una coppia composta da Carl Fredricksen e dalla sua adorata Ellie. I due si incontrano da bambini sul finire degli anni 30 in una sala cinematografica in cui viene proiettato un cinegiornale dove si raccontano le gesta di un esploratore, Charles Muntz, caduto in disgrazia e privato di tutte le sue onorificenze. Carl e Ellie crescono insieme, si sposano e condividono una vita felice. Non hanno potuto avere figli e le circostanze della quotidianità hanno sempre impedito loro di realizzare il viaggio che si erano promessi al primo appuntamento. Purtroppo, dopo molti anni, proprio quando l'uomo ormai anziano era riuscito a risparmiare una somma che avrebbe loro consentito di mettere in pratica l'antico sogno, Ellie si ammala e nel giro di poco tempo Carl rimane vedovo. Dopo qualche anno, la casa in cui viveva con Ellie viene circondata da una serie di cantieri mal tollerati dall'uomo, che vive in solitudine, nel ricordo della sua amata moglie. Un giorno bussa alla porta un boy scout armato di buone intenzioni, ma il vecchio Carlo, ormai malmostoso, lo allontana senza tanti complimenti. Buon pomeriggio. Ha bisogno che l'aiuti in qualcosa oggi, signore? No. Potrei aiutarla ad attraversare la strada? No. Aiutarla ad attraversare il giardino? No. Aiutarla ad attraversare... No. Ai. Carl non ne vuole più sapere del mondo che lo circonda. Infatti arriva ad azzuffarsi con un operaio del cantiere vicino a casa. Il tribunale decide che ormai l'anziano deve andare in un ospizio. Ma l'uomo non si arrende e grazie a un complicato stratagemma riesce a legare la sua abitazione a una serie di palloncini che miracolosamente fanno sollevare la casa da terra. Una volta effettuato il decollo, Carl si accorge che sulla veranda è rimasto il piccolo e insistente boy scout Russell, il quale a questo punto si trova a dover andare con lui in questo viaggio pazzesco. È l'inizio di una bella amicizia, dove si troveranno ad affrontare mirabolanti avventure fino ad arrivare a un finale mozzafiato. Un finale che rientra nella grande tradizione dei film Disney, in questo caso arricchiti dalla tecnologia Pixar. Questo film infatti ha vinto il premio Oscar come miglior film di animazione. L'altro Oscar è andato alla colonna sonora di Michael Giacchino. Film d'animazione e colonna sonora hanno fatto il pieno anche ai Golden Globe e ai premi BAFTA. Altro fatto abbastanza eccezionale è l'apertura del 62esimo Festival di Cannes e va da sé che questo film sia diventato un clamoroso successo commerciale a livello globale, incassando oltre 732 milioni di dollari. Altro elemento degno di nota è relativo al comparto voci. Negli Stati Uniti la voce del vecchio Carl è quella di Ed Asner, che noi in Italia ricordiamo per essere stato il protagonista di un telefilm di successo come Lou Grant. In Italia la voce del protagonista è di Giancarlo Giannini. Inoltre diversi attori si sono prestati per i ruoli di contorno, come Neri Marco Re e il grandissimo Arnoldo Foà. Up è disponibile su Disney Plus. Fazzoletti 5 su 5. Popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché è un film pieno di poesia. Buona visione!